Grazie a tutti, la parte numero 4 del Let's Play di Mafia 3. Nella parte scorsa abbiamo reclutato Bonnie e Duster, due nuovi personaggi giocabili, e abbiamo sconfitto una specie di bestia che ci hanno lanciato contro i cattivi, e abbiamo scoperto un po' più o meno qual era il piano dei cattivi tramite questo quadernetto. Lo rileggiamo per rinfrescare un po' la memoria. È scritto con una pessima calligrafia ed è scritto da probabilmente il capo di questi cattivi. Tutte le creature qui in giro fanno schifo, dobbiamo renderle più fighe. Quindi il tema sarà più forti, più cattivi, più feroci, più cattivi. Mescoleremo questo e quello e creeremo delle nuove cose che nessuno ha mai visto prima. Lo chiamerò l'affascinante progetto Chimera. Ricostruiamo e modifichiamo roba piano e con costanza. Quelli sono i cattivi che scappano. I cattivi hanno una maschera che ricorda un maiale. Fanno diversi simili al maiale. Sono scappati su un'astronave a forma di maiale. Tu che mi dici, uccellino? Sparrow Advice. Se ci spiega cosa sono le abilità, ma lo sappiamo. Tutte robe che già sappiamo. Qui diciamo, il burrone è crollato. Non sembra che ci sia nessun modo per passare dall'altra parte. Vabbè, allora rip, torniamo indietro. Purtroppo i cattivi sono riusciti a scappare sulla loro astronave. Nel frattempo, qua il sentiero era bloccato prima. Ora, se ricordo bene, dovrebbe essere sbloccato invece. Flint! Avete trovato i bambini? Sembra che siano caduti nel fiume e siano stati trascinati fin qui. Io li prendo qua di Bonnie. Tu corri e vai a vederli. Vieni qui, Bonnie. I bambini si riferisce ai figli di Flint, Lucas e Klaus, che stavano assieme a Hinawa da qualche parte nella foresta. Però abbiamo sentito sempre più cose inquietanti. Quindi, boh, andiamo a vederli. Oh, Flint, Duster, da questa parte, da questa parte. Vi ho detto che hanno trovato i bambini. Eccoli qua. Papà. Lucas e Klaus, gemelli. Ho fatto un po' di init tea, cioè tea, tè init, non so cosa. Prendilo un po', ti scalderà. Penso che tutti dovrebbero fare una pausa e riscaldarsi. Ok, manca ancora Hinawa all'appello. Bello preoccupare un po' i tuoi genitori, un po' quando sei un ragazzino. È così che siamo diventati adulti noi, dopo tutto. Aspetta, Flint, dove stai andando? Vuoi lasciare lì i tuoi bambini? Ok, no, bisogna parlare con loro. Papà? Sembra che siano entrambi caduti nel fiume e siano stati trascinati fin qui. Poverini. Flint! Questo è uno dei momenti più importanti del gioco. Flint! Non sono sicuro come dirlo. Cioè, non so come dirlo. Stai calmo e ascoltami. Ho delle buone notizie e delle cattive notizie. Quale vuoi sentire prima? No. Fammi che iniziare con le buone notizie. Ho preso una zanna di drago gigante. Sarà una grande arma. Ho pensato che magari tu potresti usarla. La cattiva notizia.
la cattiva notizia è dove ho trovato la zanna di drago. Era nel... trapassava il cuore di tua moglie. Flint, prova a calmarti. Penso che l'unico motivo per cui Klaus e Lucas stiano bene ora è perché Inao ha rischiato la sua vita per proteggerli. Flint. Chiaramente questa scena è molto autoesplicativa. Flint. Flint, non so cosa dire. Dai, prova a riprenderti un attimo. Flint, ma che stai facendo? Klaus e Lucas stanno guardando. Questo è il tema principale di Mother 3. Ok, riprendiamo il controllo di Flint. Nessuno è mai stato buttato nella prigione di Tasmiri prima. Hai l'onore di essere il primo. Flint. Hai dato a Holly e a Bot una bella botta, ma ora stanno bene. Per quanto riguarda Hinawa... posso solo dare le mie più profonde condoglianze. Però, perché un drago attaccherebbe qualcuno? Sono delle creature così amichevoli. Riposati lì per un attimo. So che stai passando tempi difficili, ma prova a dormire un po'. La zanna di drago che è stata infilzata nel petto di Inawa. La terrò io per te. Quando uscirai da qui, passa a casa mia e prendila. Non dimenticartela, eh. Chiaramente la porta è chiusa. Però il lucchetto è arrugginito. Questo non sembra essere stato usato per molto tempo. Non c'è niente da fare, quindi bisogna semplicemente aspettare che succeda qualcosa. Quindi sì, la povera Inawa è morta. Eccolo qua, Klaus. Papà, sono io, Klaus. Ho detto anche a Lucas di venire, ma ha continuato a piangere alla tomba di mamma per tutto il tempo.
Ti lascerò qui questa mira, papà. Il nucleo potrebbe essere un po' duro, ma... Cioè, il centro potrebbe essere un po' duro, ma... Il centro potrebbe essere un po' duro da mangiare, ma assicurati di mangiarlo. Io diventerò più forte. Diventerò così forte che neanche i drago avranno una possibilità contro di me. Papà, io... Mangi la mela? Sì. Flint ha preso la mela. Dentro la mela c'era un hand file che è tipo questo, cioè una lametta. Usi la lametta per rompere il lucchetto? Sì. È diventato inutilizzabile. Duster. Flint. Non so veramente cosa dire. Ciò che è successo a Inawa è stata una tragedia terribile. Non posso dirgli di sapere come ti senti. Il funerale di Inawa è finito senza incidenti. Luca, da allora Lucas sta ancora piangendo dalla sua tomba. Il suo povero piccolo cuore sembra essere sul punto di spezzarsi in due. Se c'è qualcos'altro che posso fare per te, fammelo sapere in qualunque momento. Quindi siamo lì, ok. Non penso ci siano regali qua attorno. Qua, in teoria non ci dobbiamo andare. Provo a dare un'occhiata, lì c'è un regalo però. Questa zona mappa non l'ho mai esplorata molto. Ah, fungo commestibile. Case. La casa di gente random. Vediamo se qua si può entrare. Vabbè, potrà che, ma se c'è qualcosa. No, neanche qua. Ok, andiamoci da qui. Andiamo effettivamente avanti con la storia. Quindi, Klaus ha detto che sarebbe voluto diventare più forte. Qualunque cosa voglia dire. Oh, è questo? Ok. Ah, l'inventario pieno. Vabbè, pazienza. Ho qualcosa che posso buttare via. Magari ho qualche antidoto che posso anche buttare. Anche il bastone posso buttarlo, che tanto ho un'arma migliore. Chop. Probabilmente avrete magari fatto caso a qualcosa, o magari non avrete notato una cosa. Se io vado negli oggetti, nel menu di equipaggiamento, nello status, da nessuna parte il gioco ci dice quanti soldi abbiamo. E finora non abbiamo mai ancora avuto la possibilità di comprare e di vendere niente. Andiamo qua, per esempio. Questo è il bazar di Thomas. Flint, mi dispiace essere stato così inutile. Ad ogni modo, questo è il bazar del villaggio. Se hai bisogno di qualcosa, fai pure prendilo. Quindi io voglio questo. Quello è un Flea Charm. Ti proteggerà solo equipaggi. Lo prendi? Sì. Ok. Se qualcun altro ne fa un po', ne metterò qui. Nei villaggi di Tasmili non esistono i soldi. Se la gente ha bisogno di qualcosa, qualcuno lo fa e glielo dà, semplicemente. È proprio una vera e propria utopia. Non esistono i soldi, quindi neanche dal punto di vista del gameplay ci sono i soldi. Questa è una running bomb. E quello dovrebbe essere un antidoto. Ok. Non mi serve. Allora, c'era il tizio che mi ha detto di andare a casa sua a prendergli l'arma, ma non so dove vive. Qua. E tu, non mi ricordo. Ok, andiamo verso nord allora. A est allora a sto punto. Ah no, fanno sbandare. Ah no, qua ci sono andati avanti.
quindi ancora a nord e poi a est. Sì, questo è il cimitero. Ecco qua. Papà, pensavo che tu una volta mi dicesti che tutto può diventare vero se preghiamo dal profondo del nostro cuore. La mamma non può neanche più mettermi in punizione ora. Ma io non voglio questo. Lui è il nonno di Lucas, quindi il padre di Nawa. Ah, è da tanto tempo che non ci vediamo. Sono io. È da un po' che non vengo qui al villaggio, ma sono corso subito qui dopo che ho sentito di Nawa. Appena dopo ho avuto un momento così bello con i miei nipoti. Mi spiace. Dimmi, ora che ci penso, dov'è Klaus? Non è con te. Ha detto che sei venuto a vederti, a trovarti, ma poi non è più tornato. Lucas, sa dove è andato Klaus? No. Lucas, non è bello mantenere segreti dalle persone. Non dimmi dove è andato Klaus dopo che quel odioso drago ha cercato di... No. Non è andato a prendere il coltello fatto in casa di papà e andare alle montagne per uccidere il drago. Ah. È una cosa molto positiva che tu lo abbia cresciuto con l'essere onesto, Flint. Klaus pensa veramente che un coltello fatto in casa possa uccidere un drago? Lucas, perché non l'hai fermato? Beh, ho detto che volevo andare anch'io, ma lui ha detto di no perché voleva andare da solo. Quindi lo hai lasciato andare? Sei un idiota! Forse è stato un po' troppo duro da parte mia. Flint, sembra che Klaus si stia dirigendo per le montagne a uccidere il drago che ha ucciso sua madre. Siamo in una corsa contro il tempo, ma non può. Non è sicuramente un drago normale quello di cui stiamo parlando. Abbiamo bisogno dell'equipaggiamento giusto prima. Prendi un'arma per combattere il drago e poi corri a casa mia. Vieni a casa mia dopo che sei andato a prendere un'arma. Ti ricordi dove vivo? Se no, lascia che il vecchio Mapson segni sulla mappa per te. Penso che sia nella piazza della città, ma tanto so dove abiti. Ora, devo andare a prendere quella caspita di arma. Vatti a ricordare dov'era. Qua chi ci vive? Ah, è chiuso, ok. Allora, quindi dobbiamo andare a cercare l'arma che ci aveva dato il tizio. Il tizio viveva dove? Fammi pensare. Qua a ovest non c'è nessuno, vero? Infatti qua c'è la prigione, basta. Lui, no? Flint, prendi questa e vai. È la zanna di drago. L'ho trasformato in un'arma. L'unica cosa che può penetrare la pelle di un drago è una zanna di drago. Non c'è nessun'altra arma che può battere un drago. Ah, il mio inventario è pieno, ma fanculo. Non pensavo che avrei avuto anche questo problema anche sul modo 3. Ma solo per all'inizio, perché non avendo magie di cura il gioco ti riempie fino all'orlo di cibi. Pa, 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 pa.
So che potrebbe essere difficile per te accettarlo, ma dovresti veramente prenderlo. Ora, non mi ricordo se è effettivamente un'arma equipaggiabile. Sì. No. What? Ah, è un oggetto utilizzabile, ma non è un'arma equipaggiabile. La dovremmo utilizzare in battaglia, giustamente. Giustamente. Quindi ora dobbiamo andare a casa di Alec, che si trova nel punto più a nord di Tasmile, proprio quella casina marrone che vedete quanto più a nord possibile, che è dove si trovavano Hinawa, Lucas e Klaus proprio nei primi minuti di gioco, sostanzialmente. Poi dobbiamo di nuovo rifarci tutta la foresta. Però ci sono dei nemici nuovi, per esempio te. Che figo che sei. Ah, l'amante del religioso. E la madonna. Quanto attacco abbiamo? Forse è lui che aveva pochissima difesa. Probabilmente sì. Topolino. Topolino avaro. Oh, smash contro smash. Ok. Ok, cosa abbiamo? Idea di terminare qui la parte 1-4 della spedi, ma da 3. Nella parte dopo andremo a casa di Alec e da lì andremo a cercare Klaus, che è partito per le montagne da solo in cerca di vendetta. Quindi termino qui la parte numero 4 delle spedi Mother 3. Se vi è piaciuto, cliccate il pollice in alto. Io vi saluto e ci vediamo alla prossima. Ciao ragazzi.